Voi chi siete? Noi siamo i fratelli siamesi A e B. Wow! E perché siete qui? Perché siamo depressi. Wow! Vabbè, raccontatemi qualcosa di voi. Ho quasi 40 anni e amo i miei fluenti capelli biondi. Ma quali, scusi? Questi? Wow! Io ho quasi 40 anni e quando ho delle crisi di identità vado a fare la spesa alla Coop. E perché? Perché la Coop sei tu. Wow! Avanti il prossimo. La la la, la 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 la. Mi dica, che problema ha? Dottore, mi servirebbe qualcosa di efficace contro il singhiozzo. Ha visto? Ha visto? È un antico sistema, il sistema della nonna, un bello spavento fa passare il singhiozzo. Ma vuoi farmi morire da un colpo? Ma no, il sistema dello spavento fa passare il singhiozzo. Ma dottore, vede, io ero venuto qui per mia moglie, non era mica per me. Avanti il prossimo. La la la, la 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 la. Pronto studio medico? Dottore, io non sto molto bene, non so se qualche malattia pregressa magari che ho avuto che mi dà qualche noia. Io ho avuto un po' di tutto, sa? Ho avuto un diadema polmonare, una angina al petto, un cactus cerebrale e anche il morbo di Parkinson. Il caffè corretto. La la la, la 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 la. Esimio, buongiorno, sono Paolo Tirapacchi della Faster and Faster, allora. Perché se sei Faster, sei Master. Sei Master. I migliori medicinali dal 1492. Non mi interessa, ho il mio informatore scientifico, non mi interessa assolutamente niente. Ogni tanto bisogna cambiare. No, non bisogna guardi, cambiare. Guardi, sono qui per proporle un farmaco di ultima generazione. Quale? Senta, senta che profumo, senta che roba. È terribile sta cosa, cos'è? Ho sbagliato, scusi, era il contenitore delle feci mio nonno. Ma cosa mette il contenitore allora, di suo nonno delle feci? Cos'è? È primavera, Primavera? Sì, dica. E quindi cosa succede a primavera? C'è un fastidioso prurito al naso. Ma di chi? Di che cosa? Ma che suo, mio? Non so. Ma tu, insomma, qualche cliente ce l'avrai. Ecco, noi per questo abbiamo proposto il Rinoxil. Rinoxil? Il Rinoxil. Cos'è? Non l'ho mai sentito nominare. Che cos'è? È uno spray nasale in forma di pastiglia. Ma uno spray... In forma di pastiglia. Come fa se non mi faccia ridere quel cosa sia uno spray nasale in forma di pastiglia? Ma questa è la novità. Va bene, la novità. Fa lo spray nasale così che abbiamo fatto la pastiglia. Allora me lo spieghi. Lei lo inserisce tipo su posta ma nel naso. Come? Ma come fa il furbo io? Questo crea uno strato speciale, il cementino. Cos'è? È uno strato di cemento armato. Ma cemento armato? Lei è un criminale, cemento armato nel naso. Per 54 ore lei ha un naso respira bloccato completamente. Come faccio ma come fa a essere libero se mi ha messo il cemento su per il naso? Ma no, si rende conto? Ma attorno, l'aria continua a passare. Ma cosa c'entra? Cosa fa il tubo per il passaggio dell'aria? Apre sopra. Cosa? Apre sopra. Cosa sta dicendo? Un'altra pastiglietta. Cos'è? Questa sia una suppostina. Una suppostina. C'è un tappo di sicurezza. Un tappo di sicurezza che non bisogna capire. Senta che odore. Sa di limone. Non sa di limone. Sa che il limone stringe. Ma cosa c'entra? Cioè lei supera il naso. Lei firma il contratto. Ma non firmo niente. Ma ci manca questa cosa, il cemento poi basso per Afghanistan solo per lui. Ma chi è che vuole andare in Afghanistan? Ma sta scherzando? Ma non voglio firmare niente. Ma ci mancherebbe. Ma lei è un criminale, un millantatore. Ma se ne va. Ah, ma regalo, scusa, una batteria di pentole. Ce l'ho proprio in offerta. Oppure abbiamo anche una luce a neo. Ma non è una luce a neo questa cosa, è un lucchetto. Cosa mi regala la luce? Ti regalo questo. Cos'è? Ma non può regalare. Ma metta via, per favore, che i pazienti fuori se ne vada, non si faccia vedere. Mai più. Insiste. Non sto insistendo io. Firmo io per. Cosa firma? Cosa firma? Come siamo qua? Come è stato un piacere? Se sei Faster, sei Master. Mi saluti la sua segretaria. Arrivederci. Avanti il prossimo. Il dottore oggi non c'è. Desiderate? Dedicarti una canzone. Hai scritto t'amo su tutti i luoghi. Ho scritto t'amo su tutti i laghi. Ho scritto t'amo su tutti i mari. Tutti questi ami, non è che per caso abbocchi? Screanzato! Ecco, te l'avevo detto io. Con le donne non bisogna mai esagerare. Devi essere un po' più tranquillo. Non so più cosa fare, dal professor Marmillo voglio farmi curare.